il vento in Italia non è cambiato, c'è grande consenso nei confronti del centrodestra e devo notare che c'è un crescente consenso nei confronti di Forza Italia. Ieri c'era l'annuncio delle elezioni anticipate da parte di Conte, ci saranno, non ci saranno. Quindi che ne devo dire? Era un dibattito leggermente esagerato. I risultati ci dicono, proprio matematici, che il centrodestra compatto in Abruzzo aumenta rispetto alle politiche, quindi è un trend a salire e non a scendere e questo sì che ha un valore nazionale e per le europee. Un bel sospiro di sollievo, no? Ma perché il sospiro di sollievo mi sembra una vittoria piena, netta. Avevamo sempre detto in campagna elettorale che non era un test nazionale, ma in realtà adesso lo diventa perché invece la sinistra gli aveva dato un significato nazionale. I risultati ci dicono, proprio matematici, che il centrodestra compatto in Abruzzo aumenta rispetto alle politiche, quindi è un trend a salire e non a scendere. E questo sì che ha un valore nazionale e per le europee. Questo voto in Abruzzo è anche la dimostrazione che quello che dicevano le opposizioni su un cambiamento di vento, no, rispetto al sentiment verso il governo nazionale era un'esagerazione, insomma una rilevanza anche in questo senso. Ma io ho sempre detto che non c'era nessun cambiamento di vento. In Sardegna è stato commesso qualche errore, però il vento in Italia non è cambiato, c'è grande consenso nei confronti del centrodestra e devo notare che c'è un crescente consenso nei confronti di Forza Italia. Io credo che si sia dimostrato quanto sia importante per il centrodestra avere una forza come la nostra in Italia che dia tranquillità, che allarghi i confini del centrodestra. C'è un grande spazio, continuo a ripeterlo, tra Giorgia Meloni e Elly Schlein e quello spazio noi vogliamo occupare ed è quello che abbiamo cominciato a fare in Abruzzo. Abbiamo dedicato questa vittoria a Silvio Berlusconi perché non è stato facile recuperare consensi e ottenere questi risultati senza di lui. Ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti. Il nostro obiettivo, l'ho detto, è quello di superare quota 10%. Se il buongiorno si vede al mattino, il risultato dell'Abruzzo è foriero di buone speranza. È un voto che rafforza il governo. Io penso di sì. Sì, sì, ma poi ripeto, il voto dell'Abruzzo non è che è la prova di Dio. Ieri c'era l'annuncio delle elezioni anticipate da parte di Conte. Ci saranno, non ci saranno. Quindi che ne devo dire? Era un dibattito leggermente esagerato. Noi non ci montiamo la testa, l'Abruzzo non è la terza guerra mondiale, non è la sfida l'Ohio, hanno detto di tutto. È un posto d'Italia dove il centrodestra ha vinto e rivinto e dove Forza Italia ha un risultato migliore perfino delle regionali del 2019 e delle politiche. Quindi siamo contenti, però non è che adesso ci culliamo sugli allori perché non è che è finita la vicenda. E poi quelli che hanno detto che siamo morti e scomparsi, lo continuano a fare, ci porta fortuna.